Digital Bench e sviluppo personale Alfredo Spalletta che oggi indossa una maglietta, ma l'hai fatto apposta? No, non l'ho fatta apposta, in realtà velocemente, sapendo che dopo mi vado ad allenare, ho trovato la prima maglietta che mi è capitata e guarda caso c'è scritto dress code, cioè il codice di abbigliamento, quello che si usa nelle mail, no? Dress code, informal dress code. Ecco, è esattamente il contrario di quello di cui parleremo oggi, vero? Sì, perché l'altra volta abbiamo lasciato i nostri amici e chi ci ha seguito con una serie di keywords molto forti. Abbiamo parlato di maschera, abbiamo parlato di reputazione, abbiamo parlato di identità e abbiamo lasciato un messaggio molto molto potente. Sì, io mi faccio sempre aiutare dai miei angeli custodi, che sono le citazioni. Anche oggi ce n'ho qualcuno, due nello specifico. Il primo è un comico, ma un grandissimo attore, Charlie Chaplin, che diceva proprio questo sulla reputazione. Preoccupati di più della tua coscienza e meno della tua reputazione. Perché? Perché la tua coscienza è quello che tu sei, la reputazione è quello che gli altri pensano di te. E quello che gli altri pensano di te è un problema loro. Direi che l'accendiamo. Direi che l'accendiamo, insomma, e quindi grazie Chaplin, e condivido pienamente. Ma ne voglio citare un altro per fare par condicio. È Moody, non so quanti di voi lo conoscano. Comunque Moody diceva: se mi prendo cura del mio carattere, la mia reputazione si prenderà cura di me stesso. Quindi sono d'accordo di essere abbastanza fuori dai canoni, un po' anticonformista in questo specifico momento, ma ahimè, io la penso così, quindi non mi interessa ciò che dicono di Google, del SEO, del digital, delle logiche di reputazione. Io penso proprio che, perché credo che sia così, cioè la reputazione segue l'identità, come abbiamo detto nelle volte precedenti, e a me preoccupa chi sono, non quello che gli altri pensano di me, perché se io mi preoccupo di chi sono, è naturale che poi la reputazione sarà allineata a questo. Vi faccio un esempio da padre. Molti di voi sono padri, hanno figli, no? Come faccio a dire a mio figlio non fumare se mi mette la sigaretta in mano? Come faccio a dire a mio figlio non stare le ore sui social se io sono il primo che ci sta? Come faccio a mio figlio a dirgli non dire le parolacce se io sono il primo che le dice? L'educazione è proprio la cartina di tornasole, sai, con i bambini, con i ragazzi, con i figli, è quella. Testimone credibile. Testimonianza credibile. Se sei testimone credibile, non ti devi preoccupare di reputazione. Se non lo sei, ci devi spendere un sacco di soldi. Io lo dico sempre, Alfredo è molto strong, molto potente. Strong, eh? Strong, Ok, strong. grazie, se no. Grazie Alfredo, Digital Grazie a Bench, voi. E venerdì prossimo, sviluppo personale. Ciao. fate sport. Ciao.